Benvenuti a questo webinar. Le tematiche le ha già introdotte Rosaria, per cui direi di entrare direttamente nel vivo. Parliamo di nuovo quadro logico Europaid e quindi di Commissione Europea e di strumenti che vengono utilizzati per buona parte della presentazione delle proposte progettuali e di come appunto la Theory of Change abbia in qualche modo influenzato le nuove versioni e quanto queste siano strettamente collegate ai procedimenti di monitoraggio e valutazione dei progetti stessi. Per chi ha familiarità col ciclo di progetto, ovviamente avere di fronte questa slide dovrebbe dare una certa sicurezza perché diciamo che deve averla vista migliaia di volte nel corso della propria attività. Si tratta appunto del ciclo che dovrebbe seguire ogni tipo di progettazione, che parte da un livello di programmazione più ampio. Quindi in cui si ragiona a livello di strategie, un livello un po' più di dettaglio in cui si identificano le aree prioritarie di intervento, si fanno degli studi di prefattibilità, una fase vera e propria di formulazione dell'idea progettuale e quindi uno studio di fattibilità, un'analisi di contesto, anche una baseline, ci torneremo sul termine di analisi dei dati di base in partenza. L'arrivo del finanziamento legato alla proposta, all'accordo, poi si va a implementare e iniziano i rapporti di monitoraggio periodici e quelli di valutazione a determinate scadenze del progetto, per poi utilizzare tutte queste informazioni come strumento per arricchire e migliorare a sua volta la nostra programmazione, la nostra identificazione e così via. Questo sarebbe il ciclo ideale, no? Poi nella realtà sappiamo bene che non sempre o raramente, a seconda dei contesti, si riesce a creare questo circolo virtuoso fra implementazione, valutazione e apprendimento continuo, però certamente già nel ciclo di progetto, nel Logical Framework Approach, c'era questa attenzione molto forte alla valutazione, al monitoraggio come strumento fondamentale del ciclo di progetto. Perché dedicare tempo alla valutazione sembra scontato e soprattutto in contesti in cui molto spesso, a me capita ancora adesso, lavorando con molte organizzazioni anche non governative, che si occupano di cooperazione internazionale, mi sento dire dai project manager, ma perché dovrei perdere tempo a valutare? Io devo fare le cose, ho delle scadenze, devo coordinare i partner, tenere conto del bilancio, rendicontare le spese, se devo anche valutare non ce la faccio a star dietro a tutto, no? Ovviamente questo porta con sé dei temi che sono molto, molto pratici, molto evidenti, che sono, in effetti spesso ci troviamo a lavorare con poche risorse, quindi tenere insieme tutto non è semplice, no? Per altro verso, però, se io non valuto quello che faccio, come un po' l'immagine vuole esemplificare, rischio di lanciare tutte le frecce al mio arco, il che molto concretamente significa spendere soldi, coinvolgere persone. Creare anche aspettative nel target group, cioè nelle persone per cui i miei progetti vengono sviluppati, che tendenzialmente dovrebbero arrivare a migliorare le loro condizioni di vita, senza mai però raggiungere il bersaglio, cioè il risultato che mi sono posto. Perché non ho strumenti rigorosi, inseriti in modo integrato nel progetto che mi aiutano a verificare veramente quanto e fino a che punto ho raggiunto il risultato. Addirittura se ho creato delle condizioni negative grazie al mio intervento o per colpa del mio intervento, no? Quindi la valutazione è imprescindibile, anche in condizioni difficili perché ci sono poche risorse, poco tempo per realizzarla, uno spazietto su almeno gli aspetti fondamentali del nostro intervento deve essere sempre mantenuto, considerando che poi certi donatori come Europaid su progetti molto grossi mandano dei loro monitor, no? Dei loro esperti di monitoraggio e valutazione. E comunque ci valuteranno dall'esterno. Questo si aggiungerebbe a un lavoro che ogni organizzazione dovrebbe fare per sé, per le ragioni che ho appena spiegato. Ma andiamo un po' più nel concreto. Perché è importante la valutazione? Che cosa significa? Allora, il tema della valutazione è spesso legato al giudizio, cioè si ha paura che si venga giudicati per quello che si fa. E quindi la valutazione viene spesso vissuta come qualcosa di negativo, che arriva dall'esterno e che viene lì per controllarci e puntarci il dito contro appena sbagliamo. In realtà la valutazione nasce in origine addirittura dal punto di vista etimologico, cioè il senso della parola valutare è un senso estremamente positivo, perché viene dal latino valitus, validus, che significa essere forte, sano e robusto. Quindi,
a sua volta dal verbo valeo, valere, essere forte, e quindi la valutazione rinvia di fatto a concetti come attribuire un valore, dare valore, avere in considerazione. Anche gli errori nella valutazione diventano preziosi. Perché? Perché ci insegnano dove stiamo sbagliando e ci consentono quindi di intervenire già con le attività di monitoraggio in itinere per correggere il tiro, a vantaggio di che cosa? Dei risultati che ci siamo posti quando abbiamo disegnato il progetto. Quindi la valutazione ha intrinsecamente un valore estremamente positivo, sia per chi implementa, sia per chi finanzia, ovviamente a determinate condizioni, se fatta in un determinato modo, che oggi cercheremo un po' di sviluppare insieme, no? Di approfondire. Ah, per capire un po' anche chi ho dall'altra parte, però, prima di entrare nel vivo, volevo porvi una domanda molto semplice, fare un sondaggio rapido e quindi vi chiederei quanti di voi hanno già svolto attività di monitoraggio e valutazione nella propria professione, quindi se regolarmente, saltuariamente o mai, giusto per capire un po' chi ho dall'altra parte dello schermo. Siete quasi un centinaio, per cui siete già un bel numero a cui fare questa domanda. Ah, vedo che stanno arrivando le prime risposte e la maggior parte di voi regolarmente. C'è una suddivisione in realtà abbastanza equa fra i tre livelli, fra regolarmente, saltuariamente e no mai. Bene, quindi abbiamo un'audience abbastanza equamente distribuita fra i diversi livelli di attività di monitoraggio e valutazione. Eh sì, siamo veramente a un livello di parità quasi perfetta. 15-15-15 le persone che hanno risposto, cioè la metà delle persone collegate, più o meno. Adesso lasciamo ancora qualche secondo per le ultime risposte. Ok. Va bene, quindi mi aspetto che se arriveranno domande. Ci terremo un paio di momenti nel corso del webinar per dare spazio alle domande. Mi aspetto domande anche di livello diverso a seconda del gruppo a cui appartenete in base alle risposte del sondaggio. Va bene, interessante. Quindi un gruppo variegato, equamente distribuito sui tre livelli. Allora, inseriamo la valutazione in un processo che per chi ha seguito anche il webinar precedente dovrebbe essere già abbastanza chiaro e che qui riprendo, che parte dalla strategia di un'organizzazione, no? L'abbiamo già visto nel ciclo di progetto, qui la interseco con la teoria del cambiamento, che vedete in rosso nella slide. Allora, in buona sostanza, il percorso ideale in qualsiasi organizzazione, ente, amministrazione che porta fino al livello di misurazione dei risultati dovrebbe partire da una chiara strategia, quindi da una visione molto chiara, che si poi specifica in una missione dove si vuole andare nel concreto e qual è il valore sociale, come si lavora, con chi, il che apre tutto un discorso sui risultati di lungo periodo che come organizzazione vogliamo raggiungere, i quali a loro volta, e qui entriamo già un po' nella teoria del cambiamento, passiamo alla zona rossa, si estrinseca in obiettivi di medio e breve termine, che vanno collegati agli stakeholder, cioè ai portatori di interesse con cui noi andiamo a costruire le nostre attività a livello strategico, l'impatto che vogliamo generare, legato a risultati specifici che poi vanno a informare i nostri programmi e progetti. Ogni programma progetto ha degli obiettivi che poi andiamo a scrivere nel nostro quadro logico quando presentiamo dei progetti, ci torneremo, no, sul quadro logico, i quali hanno a livello degli specifici indicatori di risultato che poi andremo a misurare, la misurazione dei dati, e qui siamo già nella gestione del progetto, e la valutazione periodica che poi dovrebbe dare informazioni che usiamo per prendere decisioni migliori e gestire il nostro lavoro, anche per rivedere la strategia. E così chiudiamo il cerchio, no? Ritorniamo nella zona azzurra della slide. Quindi, idealmente, ogni organizzazione dovrebbe aver sviluppato un percorso che consente di aver chiaro quali sono gli obiettivi di lungo, medio e breve periodo,
Questi ultimi sono quelli che tendenzialmente inserisce nella progettazione perché diventano dei mezzi, degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di medio-lungo periodo, appunto, no? Allora, come in tutto questo entra il nuovo quadro logico Europeid? Allora, alcune premesse perché il nuovo quadro logico Europeid ha una storia molto interessante, nel senso che la prima volta che è stato introdotto nel luglio del 2015 ed è stato abbastanza a spaesamento. E certamente questo è successo perché, come tutte le novità, anch'essa ha generato stupore. Si è abituati a scrivere progetti con un form, no? Un quadro logico molto standard, a cui anche con fatica ci siamo abituati, e improvvisamente ce lo cambiano, no? Senza dirci niente prima. Infatti non c'è stata una consultazione vera e propria con chi utilizza questi strumenti, no? Né a livello di enti locali né a livello di organizzazioni della società civile, benché ci fosse stato un inizio di negoziazione, almeno con la rete delle ONG europee, con Concord, per rinnovare gli strumenti della progettazione, ma poi a un certo punto si è disperso, non ha avuto continuità e improvvisamente a luglio 2015 è sbucato questo nuovo strumento. Quindi le ragioni dello spaesamento sono duplici. Il fatto che sono arrivate le novità in modo inatteso e che si è interrotto un percorso di negoziazione che era stato aperto e che poi a un certo punto si è perso, non ha avuto continuità. A complicare le cose ci sono state delle incoerenze fra i documenti che erano le linee guida per partecipare ai bandi Europeid, del Prague, le guidelines che l'Unione Europea rilasciano per la presentazione delle proposte progettuali e appunto il nuovo quadro logico. Termini diversi, vecchi termini riferiti al nuovo quadro logico, versioni diverse della terminologia che, come vedremo, è sempre importante a tutti i livelli, le parole che utilizziamo hanno un senso preciso, se si crea equivocità già in un momento di spaesamento per la novità, potete immaginare quali effetti può causare. E queste incoerenze fra versioni in lingue diverse, per fortuna, già nel 2016 sono state corrette. E poi anche le delegazioni dell'Unione Europea nei paesi davano indicazioni diverse su come interpretare il nuovo quadro logico Europeide. Quindi a seconda del paese le stesse organizzazioni si sentivano dare risposte diverse su come compilare le colonne, le celle del quadro logico. Quindi capite bene che tutto questo ha creato uno spaesamento non indifferente. Certamente, il nuovo quadro logico ha dei vantaggi notevoli rispetto al vecchio, quindi che in questa, come dire, difficoltà di introduzione un po' affrettata, diciamo, forse rischiano di essere perse, ma su cui io invece vorrei tornare perché in effetti sono estremamente importanti per il nostro lavoro di progettazione. Il nuovo quadro logico europeo è un ottimo strumento ed è migliore del precedente. Su questo cercherò di spiegarvi perché, pur nei suoi limiti chiaramente, no? Come tutti gli strumenti non è perfetto, però rispetto al precedente ha dei limiti evidenti. Se noi rimaniamo al quadro logico che ancora oggi l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo utilizza, vediamo quello che era il vecchio quadro logico Europeid, che la Commissione Europea ha lasciato già quasi 3 anni fa, a dire la verità. Perché per esempio nella guida per gli esperti di monitoraggio dell'Unione Europea esterni, quelli che vanno in giro a vedere i progetti, a valutarli e che utilizzano la Results Oriented Monitoring Guide, già nel 2014 questo schema era superato. Noi come Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo siamo ancora fermi al 2014 se vediamo il modello dell'Unione Europea. Questo è stato usato quest'anno nei bandi che sono usciti, nei 3 bandi, quello per l'organizzazione della società civile, per gli enti locali e per le imprese for profit, e vediamo che la logica del progetto riporta ancora l'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le attività. E questo è lo strumento con cui siamo stati abituati a lavorare e con cui ci viene chiesto ancora di lavorare se facciamo cooperazione in Italia con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Troviamo poi le classiche colonne con gli indicatori, le fonti di verifica e le condizioni che stanno per le condizioni di contesto che potrebbero influenzare in positivo o in negativo
il raggiungimento dei risultati della prima colonna, quella evidenziata in azzurro. Il quadro logico EuroPaid, come vi dicevo, è evoluto rispetto a questo modello. Quindi, rispetto al 2014, dove troviamo esattamente il modello che utilizza ancora quest'anno l'AIX, siamo passati a una prima revisione nel 2015, dove all'obiettivo generale è stato sostituito l'impatto. Vi ricordate cosa vi dicevo, no? Le parole sono importanti, non è soltanto una questione così terminologica estrinseca. Perché parlare di impatto e di obiettivo generale cambia un po' le cose, e anche su questo ci torno naturalmente. Invece dell'obiettivo specifico si parla di outcome o di outcomes al plurale, anche su questo ci torniamo, perché c'è quella S. Invece dei risultati attesi, questi sono stati di fatto divisi in due, splittati fra outcome e output. Quindi c'è più chiarezza su che cosa si intende per risultati attesi, a che livello, e ovviamente le attività che sono rimaste uguali anche nel 2016, come vedete che troviamo nell'ultima colonna. Qual è stata l'unica novità nel 2016, anzi due ad essere più precisi, che la logica dell'intervento viene chiamata, mi viene da dire più correttamente, catena dei risultati. L'impatto rimane impatto, gli outcome prevedono anche per i progetti più grossi e più lunghi, quindi che si sviluppano su più anni, degli outcome intermedi, dei risultati di outcome intermedi. Questa terminologia, in effetti, è una terminologia che viene molto dall'approccio della teoria del cambiamento, un approccio che ho raccontato nel webinar precedente e che in buona sostanza pone l'attenzione, focalizza l'attenzione sui cambiamenti che dobbiamo generare, le precondizioni di risultato che dobbiamo raggiungere per ottenere l'impatto finale di lungo termine desiderato. Questo è un po' il punto di congiunzione fra i due approcci. E anche la teoria del cambiamento, che si chiama del cambiamento, perché quello che interessa a noi è generare vero cambiamento con i progetti, un reale cambiamento duraturo che sia evidente, dimostrabile, misurabile e non semplicemente autoreferenziale, no? Molto spesso ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli nelle autovalutazioni e c'è anche il problema di che tipo di cambiamento parliamo. Anche su questo ci torniamo. Cosa intendiamo per risultati? Che differenza c'è fra outcome, output e anche impatto? Allora, qui non vi preoccupate se non leggete tutto, l'ho fatto volutamente, vi ho messo il nuovo quadro logico EuroPaid in tutta la sua bellezza, perché ha anche una sua bellezza, devo dire. Questa articolazione, dove notiamo da subito tutta la terminologia che vi ho in sintesi elencato nella prima colonna di sinistra, quindi l'impact, gli outcome, anche intermedi, gli output e le attività. Poi ci sono delle colonne nuove su cui torneremo, che sono la baseline, il current value e i target riferiti agli indicators, cioè agli indicatori, e poi vabbè, le solite fonti e i soliti strumenti di verifica, e le assumptions, che sono in pratica le condizioni di contesto favorevoli o sfavorevoli, no? Cercheremo oggi di entrare un po' dentro, di spacchettare questa bellezza nelle sue componenti e capire perché questo formato alla fine risulta uno strumento migliore nelle nostre mani rispetto al precedente e anche rispetto a quello che l'AIX continua a usare nel 2017. Io, se ci sono delle domande, mi fermerei un attimo e lascerei un po' la parola a voi, quindi qualche secondo per poter scrivere delle domande rispetto a quello che ho detto fino adesso, e altrimenti, se non dovessero arrivare domande, posso anche proseguire. Vediamo un po'. Allora, al momento non vedo grandi domande, quindi vediamo un po', siamo arrivati a 111 partecipanti, quindi,
Molto, molto, diciamo, attenti alla tua illustrazione. Logicamente noi abbiamo una versione anche del quadro logico Europaid che tu stai proponendo qui anche nei materiali del nostro corso, l'abbiamo anche tradotta, speriamo in maniera corretta, e l'abbiamo proposta ai nostri partecipanti del corso. Abbiamo anche proposto un'esercitazione alla luce anche proprio del nuovo quadro logico per farlo applicare anche ai nostri partecipanti. Però appunto in questo Benissimo. momento non vedo grandi domande. Ah, eccone una. Allora, Fabrizio Laimo ci dice in quali programmi di finanziamento viene attualmente utilizzato il quadro logico Europaid nella nuova versione. A te. Sì, stiamo parlando di Europaid, per cui di tutti i progetti di cooperazione internazionale. Quindi tutti gli ambiti che riguardano call di cooperazione internazionale. Poi in realtà uno strumento molto simile viene utilizzato anche in altri bandi europei, legati per esempio ad alcuni bandi di Horizon. È uno strumento che viene utilizzato anche in altri ambiti non Europaid, però sostanzialmente quando parliamo di Europaid parliamo di progetti di cooperazione internazionale. Allora, vi dicevo che cosa intendiamo per risultati, perché i termini sono importanti e, come dire, informano la nostra azione, sia quando implementiamo, sia quando monitoriamo e valutiamo. Quindi se non abbiamo chiarezza su che cosa intendiamo per risultati e rimaniamo ancora nella logica, nella terminologia dell'AIX, quindi parliamo di risultati attesi in generale, ma che cosa sono questi risultati? Rischiamo di rimanere a un livello di vaghezza troppo alto che non ci dà la misura e il polso di come sta andando la nostra progettazione, sia durante il lavoro, sia alla fine del lavoro, quando dobbiamo guardarci indietro e valutare l'intero percorso fatto fino a quel momento. Non soltanto in termini di spesa nei tempi giusti, in modo efficiente, ma appunto quanto abbiamo cambiato e come abbiamo cambiato, se abbiamo cambiato la vita delle persone per cui abbiamo scritto quel progetto. Allora dobbiamo parlare di catena dei risultati nei termini della diapositiva che vi sto facendo vedere. Ma quando parliamo di risultati parliamo degli ultimi tre livelli di questa catena, quindi non ci interessano le attività e non ci interessano gli input, non che non siano importanti, caspita se lo sono, ma non sono risultati. Quando noi implementiamo, quando noi realizziamo il progetto che abbiamo disegnato, ma anche in fase di scrittura, quando lo stiamo scrivendo, dobbiamo aver chiara, quando usiamo il quadro logico Europaid, questa distinzione. Come ente che realizza il progetto, lo coordina come capofila, come partner di una rete più ampia, abbiamo un livello di controllo molto alto fino agli output, nel senso che le risorse che mettiamo, le azioni che andiamo a implementare e i prodotti, i beni o i servizi che andiamo a erogare, quindi gli output, grazie a queste attività e a queste risorse, sono strettamente sotto il nostro controllo. Le facciamo noi, le controlliamo da vicino, sono nelle nostre mani in modo forte. Per questo parliamo di sfera di controllo fino agli output. Quando ragioniamo invece a un livello più alto, cioè abbiamo formato 100 persone, abbiamo vaccinato 2000 bambini, abbiamo fatto arrivare l'acqua pulita dove non c'era a 10 villaggi. Bene, siamo a livello di output fin qui. Ma quanto queste cose hanno influito sulla possibilità che le bambine andassero a scuola e quindi aumentasse la loro formazione? Si riducesse la mortalità infantile legata alle malattie collegate con l'acqua sporca, non pulita? Quanto questo ha cambiato la percezione culturale della donna nelle comunità? E qui saliamo a livello di outcome, cioè cambiamenti nel comportamento, nei sistemi, nei livelli di potere, nella qualità della vita, dove evidentemente, vista la complessità, continuiamo ad avere una sfera di influenza molto forte come ente, come organizzazione che gestisce il progetto da sola o in partenariato, ma meno stretto controllo, meno diretto rispetto agli output. Se poi saliamo a livello di impatto generale, quindi quanto questo influisce su cambiamenti di più alto livello, quindi su risultati che possono essere considerati risultati
che ci si pone a livello regionale o nazionale, o addirittura di obiettivi di sviluppo sostenibile, no? È chiaro che lì abbiamo una sfera di interesse a contribuire, un controllo molto basso, e col nostro progetto possiamo dare il nostro centesimo, ma è evidente che per raggiungere quell'impatto intervengono altre condizioni di contesto molto complesse e ci vogliono molti altri attori che concorrono al raggiungimento di quel risultato. Deve essere chiaro qual è l'impatto finale a cui noi aspiriamo di contribuire, perché ovviamente deve essere il faro che guida a ritroso tutte le azioni precedenti, cioè gli outcome che devo realizzare per avvicinarmi a quell'impact. Questa è un po' la logica della teoria del cambiamento, no? Partire dal risultato finale e a ritroso chiedersi cosa devo realizzare prima per arrivare lì e quindi quali sono gli output migliori per generare quegli outcome. E quindi a quel punto mi chiederò quali interventi sono migliori per produrre quegli output e quali risorse mi servono per quelle attività. Quindi, anche se la freccia nella realtà procede da sinistra verso destra, dagli input all'impact, quindi trovo le risorse, implemento le attività, ottengo gli output, genero gli outcome che contribuiscono all'impact, nella fase di design, cioè di progettazione, in realtà dovrei ragionare al contrario, cioè qual è l'impatto finale? Quali sono le precondizioni in termini di outcome che devo generare? Quindi quali sono i migliori output che dovrò produrre per avvicinarmi a quegli outcome e così via. Scelgo le attività, trovo le risorse. Le sfere di controllo, di influenza, di interesse devono essere chiare, perché ovviamente hanno a che fare con la nostra responsabilità. Nella sfera di controllo la mia responsabilità è totale o quasi. Nella sfera di influenza è ancora molto forte, ma parziale. Nella sfera di interesse la mia responsabilità è molto minima, contribuisco con il mio centesimo al raggiungimento degli obiettivi globali, regionali, nazionali o addirittura mondiali se rientrano negli SDGs. Ritroviamo questa logica anche nella catena dei risultati che qui, come vi dicevo, vi ho un po' spacchettato per vederla un po' più da vicino. Quindi se vediamo l'impatto che conserva anche per rassicurarci il termine vecchio precedente di obiettivo generale al fianco, si parla del più ampio cambiamento di lungo termine e che prevede anche gli interventi, i progetti, i programmi di molti altri partner, no? Se guardiamo invece l'obiettivo specifico o gli obiettivi specifici outcome, vediamo che si parla degli effetti diretti, interessante, no? Questo direct, perché parla della nostra capacità di influenzare il risultato. Qui siamo nel pieno della sfera di influenza, per questo si parla di effetti diretti. L'attenzione sugli outcome a che livello è spostata però? È spostato il focus sui cambiamenti nel comportamento, i changes in behavior. È importante perché quando parliamo di outcome, una delle difficoltà che noto anche in molti progetti che vedo è che non è semplice distinguerli nettamente dagli output. Torneremo anche su questo, cioè quando è output, quando è outcome. In parte l'abbiamo già detto. Ma ci sono dei livelli intermedi su cui il dibattito è aperto e non è semplice capire dove metterli, se sono ancora output o se sono già outcome. Però è chiaro che per Europaid, se noi usiamo il quadro logico, se parliamo di outcome ci deve essere un cambiamento nel comportamento dei gruppi sociali, delle istituzioni, dei contesti, dei sistemi di potere, ma ci deve essere un cambiamento nel comportamento. Altrimenti non è un outcome. Questo ci sta dicendo Europeo, in modo molto netto. Se invece scendiamo a livello di output, vedete che il livello in effetti è estremamente diverso, perché qui parliamo di tangibili e diretti di nuovo, ma che cosa? Servizi, beni e infrastrutture prodotte dal progetto. Okay? Non c'è ancora un cambiamento nel comportamento qui. Qui sono le scuole costruite, i pozzi scavati, e il sistema di irrigazione fatto, le persone vaccinate, i docenti formati. Questo è l'output. Ma come questo ha cambiato i comportamenti di comunità, persone, sistemi, amministrazioni locali, eccetera, non è ancora detto a questo livello. Sono importanti gli output? Certo che lo sono fondamentali e lo sono. Solo però nella misura in cui sono quelli che ci consentono di generare gli outcome. Perché se io ho formato 200 docenti che poi non vanno nelle scuole a fare il loro lavoro perché grazie alla formazione
vanno da un'altra parte a farsi pagare nelle scuole private magari invece che in quelle pubbliche. Io ho raggiunto lo stesso output, ho formato 200 docenti, ma non sono andati nelle aree rurali delle scuole pubbliche dove volevo mandarli, ho semplicemente dato delle persone la possibilità di emigrare in posti dove possono guadagnare di più, che va bene come risultato, ma non è quello che mi ero posto come risultato del progetto. Il cambiamento che ho generato a livello di outcome è diverso da quello previsto, per farvi solo un esempio. Le attività poi, vabbè, come vedete, sono legate agli output, naturalmente, gli output agli outcome. A livello proprio di numerazione, no? Quindi se c'è un outcome 1 avrò un output 1.1 e avrò un activities che sarà 1.1.1 se è riferita a quell'output che è collegato a quell'outcome. Questo vi dà un'idea anche un po' della complessità. Bisogna stare attenti a eccedere nella parcellizzazione di queste azioni, ma ci insegna anche un'attenzione alla sobrietà nella scrittura dei progetti, no? Già il fatto di mettere più outcome è una scelta molto ardita, ne deve valere veramente la pena perché poi dovrò andare a spacchettare di conseguenza molti più output e trovare molte più attività che mi si collegano di conseguenza. Quindi ci vuole una cura anche al mettere tutto e solo quello che veramente serve a raggiungere gli outcome, che è il cuore vero del progetto, perché sono i cambiamenti su cui abbiamo ancora influenza e su cui possiamo lavorare. A differenza dell'impact, e che danno il senso agli output che generiamo. Vi faccio un esempio di catena dei risultati utilizzando questo schema. Potrei dire che il progetto impegna le sue risorse umane e finanziarie, e qui parliamo di input, di risorse, a svolgere corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione in materia di salute riproduttiva sessuale, e queste sono le activities. Che aumenteranno il numero di individui con una maggiore conoscenza in questo ambito, e questo è l'output. Questo si tradurrà in un cambiamento di comportamento, attenzione, nelle persone, in quanto praticheranno sesso in modo più sicuro a beneficio della propria salute e di quella degli altri, e quindi siamo evidentemente in un livello di outcome, risultato che porterà a una popolazione più sana, con tassi ridotti di HIV/AIDS. E delle malattie sessualmente trasmissibili, così come a una riduzione dei costi in sanità sostenuti dallo Stato e dai cittadini. E qui abbiamo l'impact. Qui il nostro progetto, grazie a queste campagne e alle persone più sensibilizzate e informate, che cambieranno il loro atteggiamento, può contribuire solo in parte, evidentemente. E lo farà nell'area, nella regione, nella città in cui è intervenuta, con le comunità che ha formato, rispetto a, come dire, un target group molto più ampio, che è quello a cui aspira l'impact a livello appunto regionale, nazionale o addirittura mondiale. Perché questa attenzione così forte all'outcome? Un po' ve l'ho già detto, perché è quello che dà senso a tutto il nostro lavoro. Se non creiamo cambiamento, che cosa abbiamo fatto? Le campagne di sensibilizzazione. E perché abbiamo contato quante persone hanno partecipato e hanno cambiato la loro consapevolezza sui rischi di certi comportamenti o sui vantaggi di altri. Ci sono degli studi molto approfonditi da parte della cooperazione internazionale, in particolare di ambito anglosassone. Qui vi faccio vedere quello della cooperazione inglese e il corrispettivo dell'AICS in Inghilterra, DFID. Che già tanti anni fa, loro utilizzano questo approccio già da tempo, si erano accorti che i progetti arrivavano a livello di output e faccio vedere un po' che cosa. Fino a qua la progettazione e la rendicontazione era molto chiara. I pozzi fatti, le scuole costruite, i docenti formati e così via. Era anche chiaro il cambiamento generale a cui si voleva contribuire, l'obiettivo specifico e l'obiettivo generale erano chiari, ma mancava la dimostrazione, la cura di quello che loro chiamano il centro mancante, il missing middle, che era proprio l'outcome. Cioè, su questo lato, su questo punto della progettazione del lavoro, sia a livello di scrittura di progetto che di implementazione che di monitoraggio e valutazione, mancava un'attenzione forte all'outcome. Allora, c'è Paolo Garzella che chiede: è facile misurare l'outcome? Allora, dipende.
La prima risposta che ti posso dare, Paolo, è che è più difficile misurare l'outcome dell'output, ovviamente, e non è un caso che tendenzialmente le organizzazioni si concentrino molto sulla misurazione dell'output, perché è più facile, più sotto il controllo, vi ricordate le diverse sfere che vi facevo vedere prima, dell'organizzazione, più sotto mano. Bastano indicatori più semplici, e ci arriveremo agli indicatori fra poco, da utilizzare per misurare il cambiamento, mentre sull'outcome tendenzialmente devo usare dei set di indicatori qualitativi e quantitativi integrati fra di loro, a volte dei veri e propri indici, per esempio, non so, l'indice di inclusione sociale, l'indice di malnutrizione, l'indice di empowerment femminile, che al loro interno hanno più indicatori complessi. Quindi tendenzialmente la valutazione dell'outcome è più complessa della valutazione dell'output, ma è necessaria per le ragioni che sto cercando di spiegarvi e che spero siano chiare, cioè è l'outcome che dà il senso a tutto il lavoro precedente e che ci dà anche la possibilità di contribuire col nostro centesimo, come dico io, all'impatto. Quindi se manca questo centro, questo missing middle, perdiamo il senso del nostro lavoro e quindi lo sforzo di valutare l'outcome è imprescindibile. Con tutte le attenzioni molto pratiche e concrete che non mi stanco mai di ricordare, che deve essere sostenibile questa misurazione, quindi deve essere commisurato con le forze in campo, ma non può essere evitata. Quindi nella scelta degli indicatori da misurare bisogna essere molto pragmatici, ma nello stesso tempo non bisogna evitare, ci torno anche su questo, di scegliere un indicatore solo perché è difficile da valutare. Allora, vediamo un po'. Ci sono altre domande? Benissimo, le prendo al volo. L'outcome presuppone una misurazione che prevede il collegamento con altri enti, associazioni, eccetera. Sì, Mariangela, sul ruolo degli stakeholder o dei partner di progetto nella valutazione degli outcome, ci torno molto presto, per cui rimando questa risposta alle slide successive. Mentre, Fabrizio, se l'outcome non è totalmente sotto la sfera di controllo del progetto e quindi è influenzato da altri fattori, è possibile misurare l'effettiva incidenza del progetto sugli outcome individuati? Certo, perché comunque la sfera di influenza è ancora molto forte, è il legame fra gli output e gli outcome che rimane abbastanza sotto il controllo di chi implementa. È chiaro che lavoriamo sempre in contesti molto complessi, con più partner e più soggetti che possono intervenire sul risultato. Per cui dobbiamo avere anche consapevolezza e tendenzialmente nell'analisi di contesto, nelle assumption, come le chiama Europaid, cioè le condizioni di contesto favorevoli o sfavorevoli, questi aspetti e quindi delle possibilità anche di mitigare i rischi nel caso si verificassero, fanno parte della progettazione. Però rimane ancora forte la possibilità di controllo e aggiungo anche che può essere misurato nel ciclo di vita del progetto, l'outcome, mentre l'impatto tendenzialmente dovrebbe o potrebbe essere misurato se ci fossero i fondi, se c'è l'intenzione del finanziatore, eccetera, anche dopo la fine del progetto. Ma fino a livello di outcome possiamo misurare i risultati all'interno del ciclo di vita del progetto. Quindi no, l'outcome non può essere valutato solo dopo un bel po' di tempo, anche dopo la fine del progetto e in quel caso ne misuriamo la sostenibilità nel tempo. Non a caso anche nella progettazione ci chiedono di ragionare, di prevedere la sostenibilità dei risultati. Però c'è una parte di valutazione che non va trascurata e che è dentro il ciclo di vita del progetto, che viene prima che finisca il progetto, sulla quale già dobbiamo concentrarci molto, perché se ci sfugge il collegamento fra output e outcome durante l'implementazione, difficilmente potremo costruirne anche la sostenibilità dopo. Quindi ci sono diversi momenti e il primo fondamentale, mi viene da dire, è quello all'interno del ciclo di progetto. Lì già dobbiamo avere sotto controllo e subito, già in fase di monitoraggio, prima ancora delle valutazioni, l'idea se gli output stanno contribuendo a generare gli outcome oppure no, oppure stanno generando outcome contrari agli obiettivi di progetto. Questo lo devo già misurare durante il ciclo di vita. Poi avrò un tema che sarà la persistenza dei risultati nel tempo dopo, che è un altro, ma che oggi non tocchiamo.
Allora, scusate, quando parlo di outcome, questa slide si usa per distinguere, circola spesso in rete, le differenze fra uguaglianza ed equità, ma mi serve anche per spiegarvi che quando noi andiamo a rendicontare gli output, spesso ci fermiamo a livello di uguaglianza, cioè abbiamo prodotto tre casse di legno, le abbiamo rendicontate perché abbiamo le fatture del falegname, le abbiamo distribuite tutte e tre. E se mi fermo qui, non c'è differenza fra il primo e il secondo progetto. Anche nel secondo, nella seconda metà della slide, io ho prodotto tre casse, ho le fatture delle tre casse e le ho distribuite tutte e tre. Ma capite bene che l'outcome che ho prodotto nei due casi è completamente diverso. Nel primo caso io non ho ottenuto la possibilità per tutti di fruire di un servizio. Nell'esempio è la partita di baseball, ma potrebbe essere un servizio sanitario o un servizio educativo, no? Nella seconda invece ho prodotto un outcome di equità vero e proprio e lo posso andare a misurare perché posso vedere con interviste, foto, vari strumenti, ogni indicatore ha i suoi migliori, contestualizzati naturalmente, ho potuto vedere che, dimostrare, dare evidenza che tutti hanno accesso al servizio nel secondo caso. Anche se spesso noi nella realtà ci troviamo a combattere contro delle disuguaglianze e problemi di equità molto forte, per cui spesso c'è chi ha troppo, c'è chi ha poco e c'è chi addirittura è sotterrato nel suo accesso ai diritti fondamentali. Stavo leggendo un intervento di Gianfranco Laccone che non so se ho capito bene. Allora, il problema degli indicatori di outcome è che essi sono mutuati dagli indicatori sociali che sono nati per fotografare lo stato delle cose e non per misurare i risultati dell'intervento. Allora dovrebbero essere i fruitori a valutare l'outcome utilizzabile. Allora, qui intervengono due argomenti che si incrociano su cui torno. Il primo è in un progetto in cui uso il nuovo quadro logico EuroPaid o in generale in qualsiasi progetto, io devo avere una base di dati, la baseline iniziale, cioè al momento zero, prima ancora di aver iniziato a implementare, io devo avere i dati su quegli indicatori per capire da quale situazione parlo. Tendenzialmente se faccio un'analisi di contesto e dei bisogni barra accesso ai diritti, questi dati anche a livello sociale li dovrei avere, se no non capisco come posso misurare il miglioramento dal punto di partenza al punto di arrivo, se non ho un'analisi dettagliata del punto di partenza, con indicatori misurati, anche a livello di outcome, oltre che di output. E poi c'è il tema di chi giudica, no? Chi valuta se l'outcome è stato raggiunto oppure no. E qui entra il discorso dell'aspetto partecipativo. Già in fase di disegno, gli indicatori dovrebbero essere condivisi almeno con una parte del target group, facendo dei focus group, facendo delle analisi sul campo, non possono essere calati dall'alto semplicemente da parte della capofila, no? Di chi gestisce la responsabilità maggiore del progetto, perché l'esperienza ci dimostra continuamente che l'approccio, top down, calato dall'alto, risulta disastroso non solo perché è distante dalla realtà, ma anche perché poi rende impossibile una reale misurazione, se non si coinvolgono anche quelli che tradizionalmente si chiamano beneficiari, anche se chi mi conosce sa che è un termine che non mi piace usare perché introduce una logica assistenzialista rispetto ai soggetti di cambiamento con cui lavoriamo. Scala dei risultati. Allora, qui questa scala è proposta da Social Value Italia. L'ho presa da loro, da un manuale che è possibile scaricare dal loro sito gratuitamente, e vi fa vedere che c'è una certa articolazione possibile. Questo è uno schema che a me piace molto, ovviamente non è la Bibbia, non è scolpito nella pietra, ma personalmente lo trovo molto utile nel mio lavoro e cerco di applicarlo. Rispetto al logical framework di EuroPaid, prevede un ulteriore livello di outcome che è quello della riga 4. E cioè il gruppo target cambia le proprie attitudini e o sviluppa nuove competenze. Su questo livello è quello che vi dicevo che c'è il dibattito abbastanza aperto. Questo è un output o un outcome? Ci sono diverse posizioni. Personalmente
L'unica cosa che mi sento di suggerire quando si scrive un progetto e si individuano dei livelli di intervento è di essere molto trasparenti, cioè se si sceglie che il livello 4 è un livello di output lo si dice e si spiega perché, o se si decide che è un livello di outcome lo si dice espressamente nella scrittura e si spiega perché. Fine della trasmissione. Certamente per EuroPaid e per il quadro logico, come ho già ribadito, l'outcome parte dal livello 5, quindi se usiamo il quadro logico EuroPaid e ci rivolgiamo a EuroPaid, è il punto 5 quello che per noi fa scattare il livello di outcome. Quindi dal 4 in giù rimaniamo a livello di output. Quindi le attività vengono realizzate come programmato, il gruppo target è stato raggiunto, il gruppo target accoglie la proposta e stando a EuroPaid, il gruppo target cambia le proprie attitudini o sviluppa nuove competenze, siamo a livello di output. Dal 5 in su, il gruppo target cambia il proprio comportamento e cambiano le condizioni di vita del gruppo target, siamo sicuramente a livello di outcome. Livello 7, impatto, cambiamenti sociali di lungo termine, di più ampio raggio, l'abbiamo visto, anche questo ce lo ritroviamo tale e quale nel nuovo quadro logico EuroPaid. Allora, Fabrizio Alaimo, di solito un piano di attività di progetto si conclude con la realizzazione degli output. Non sarebbe il caso di prevedere delle attività standard di valutazione degli outcome di almeno qualche mese oltre la realizzazione degli output? Allora, come cercavo di spiegare prima, c'è un livello di monitoraggio e valutazione degli outcome già all'interno del ciclo di vita del progetto. Se c'è un progetto che dura 3 anni, io devo valutare già all'interno di questi 3 anni il raggiungimento dell'outcome. Altrimenti non do senso agli output che sto realizzando. Quindi se io sto realizzando dei corsi di formazione per insegnanti che vadano in ambito rurale a colmare delle lacune in scuole che ho costruito dove dovrebbero aumentare la capacità di crescere, di educarsi, avere un'istruzione di livello, di qualità alle popolazioni delle aree lontane da quelle urbane, io devo poter misurare che questa formazione dei docenti sta già producendo un aumento della qualità nell'istruzione di queste aree nei 3 anni di progetto. Poi, come questo realizza un impatto nel futuro di vita di questi bambini, di queste bambine, di questi ragazzi e queste ragazze dopo la fine del progetto in termini di maggiore accesso alle opportunità di lavoro, a livelli di istruzione superiore, a emancipazione femminile e quant'altro. Quindi questo può essere un livello ulteriore che andrò a valutare dopo la fine del progetto se c'è un interesse anche economico da parte del finanziatore di valutare anche questi effetti di impatto di lunga durata. In alcuni casi c'è, nel senso che viene finanziato e lo sarà sempre di più per quello che posso vedere nei prossimi anni. Però, ripeto, tenderei a distinguere il ciclo di vita del progetto dove già io devo poter valutare degli outcome. Sta migliorando la qualità dell'istruzione nelle scuole dove ho mandato i miei docenti formati? Sì o no? Quello lo devo poter valutare già durante la. E quindi anche il fatto che le persone sono più motivate ad andare a scuola perché la scuola di qualità è vissuta come un aspetto importante per la vita dei propri figli e quindi cambia il comportamento dei genitori rispetto alla scuola, no? Queste cose qui le devo poter valutare nel ciclo di vita del progetto. Allora, gli indicatori devono essere trovati a tutti i livelli del quadro logico, della catena dei risultati, della result chain. Li devo trovare a livello di impatto, ma qui in realtà più che trovarli me li vado a prendere perché ci sono già, sono i risultati che mi vengono dati da gli obiettivi regionali o nazionali rispetto a quell'area tematica in cui intervengo, addirittura a livello di SDGs, e devono incrociarsi con gli indicatori della strategia della mia organizzazione, del mio ente. Quindi devono trovare un punto di incontro fra me, la mia strategia e i miei indicatori di lungo periodo e quelli della nazione, regione, area tematica in cui vado a intervenire. Di fatto li sussumo da lì, li prendo da lì. Più interessante per noi, per tutte le ragioni che ho detto fino adesso, è ragionare sugli indicatori di risultato degli outcome, che è la vera novità, il missing middle, il centro mancante, su cui si è lavorato ancora molto poco fino a oggi, e gli indicatori di output. Ovviamente gli outcome sono cambiamenti nel comportamento, per cui dovrò avere degli indicatori che mi misurano un cambiamento di comportamento nelle comunità, nelle persone, nelle istituzioni,
E se ho un indicatore di output, dovrò avere un indicatore che mi parla di prodotti, servizi erogati e infrastrutture. Quindi indicatore, risultato, un collegamento strettissimo. La scelta dell'indicatore è cruciale, perché se no cosa vado a misurare? Il modo in cui vado a descrivere gli indicatori, anche di output, ma qui mi concentro di più sull'outcome, perché come avete capito e come lo state dimostrando anche voi dalle domande, è in effetti, avete ragione, il più delicato. È anche il più nuovo su cui non siamo abituati a lavorare. Il modo in cui lo descriviamo verbalmente è cruciale, perché poi andremo a misurare che cosa? Se noi descriviamo bene la variabile su cui poi andremo a misurare la baseline, i dati di partenza, il current value, valutazioni periodiche e il target, il valore finale a fine progetto, noi faremo un bel lavoro. Quindi, la prima cosa da fare è specificare il target, quindi di chi voglio misurare il cambiamento? Voglio misurare l'atteggiamento delle persone, cioè il comportamento delle persone rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Alla fine del progetto stanno più attente o no a come si comportano in quei contesti? Quindi, il gruppo target qual è? Nel mio progetto potrebbe essere i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 25 anni della comunità rurale della provincia di Kisii in Kenya. Questi voglio che cosa? Voci verbali attive? Quale cambiamento opportunità realizzano? Parlandone in termini di risultati raggiunti. Quindi, i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 15 anni della provincia di Kisii in Kenya hanno sviluppato comportamenti più sicuri e consapevoli rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi questo è un modo per esprimere bene un indicatore. Ho il target, ho il tipo di cambiamento e posso su questa base ragionare su dei dati, degli strumenti che mi possono misurare il cambiamento. Le parole sono importanti. Quindi se io dico formato, non sto dicendo che la persona ha imparato. Se dico che ha imparato, non significa che ha accettato quello che ha imparato. Un classico esempio è quello dei fumatori, no? Per fare un esempio che vi può risultare facile da comprendere. Ci saranno fra di voi o anche fra i vostri conoscenti molte persone che conoscono benissimo i danni del fumo a tanti livelli, cardiovascolare, neurologico, eccetera, ma continuano a fumare bellamente. Quindi accettato e compreso non è la stessa cosa, applicato oltre che accettato non è la stessa cosa che applicato e applicato continuamente non è la stessa cosa che applicato. No? Nel fumetto che vedete lì sotto, quello che viene detto è: ho insegnato al mio cane a fischiare, ah, ma io non lo sento fischiare. E il ragazzino risponde: certo, io ho detto che gli ho insegnato a fischiare, non che ha imparato a fischiare. Questo perché i cambiamenti richiedono passaggi diversi che vanno appunto dalla comprensione, dalla consapevolezza, sino al cambiamento adottato e sostenuto nel tempo, dove c'è un ruolo molto importante dei leader che guidano il cambiamento, ma il ruolo cruciale lo svolgono quelli che in termine tecnico vengono chiamati agenti di cambiamento, che non sono i capi, ma sono quelli che danno l'esempio e che aiutano il passaggio dalla consapevolezza, dall'accettazione alla realizzazione di azioni vere e proprie, no? Se torniamo all'esempio del fumatore, potremmo pensare a dei coach, no? Degli psicologi che ci aiutano a fare il passaggio. Qui nelle azioni di cooperazione internazionale potremmo pensare invece, no, so, al ruolo dei genitori rispetto ai bambini o al ruolo della figura tradizionale di villaggio, del capo religioso che guida la comunità. In ogni caso si tratta di figure intermedie molto capaci di influenzare, di guidare, di fare da mentor per chi deve cambiare il comportamento e che vanno ingaggiati anche in termini di monitoraggio e valutazione, naturalmente, perché diventano figure chiave non solo per il cambiamento, ma per la sua misurazione. Allora, gli indicatori come devono essere? Chi è abituato a fare monitoraggio e valutazione, questa definizione la conosce già bene, la riprendo velocemente per gli altri.
secondo una definizione abbastanza condivisa, gli indicatori dovrebbero essere SMART. SMART è un acronimo e sta per specifico. Se lo traduciamo poi in italiano, non tutti i termini sono facilmente traducibili in italiano. Deve essere specifico rispetto all'obiettivo da misurare. Deve essere misurabile quantitativamente e o qualitativamente, per cui se sto misurando un cambiamento nelle competenze o nella percezione rispetto al ruolo della donna, per esempio in un contesto, ovviamente dovrò usare strumenti, indicatori anche qualitativi. Deve essere accessibile, che non è scontato, cioè le informazioni devono essere reperite anche a un costo e con modalità sostenibili anche organizzativamente. Cioè, se io il 50% del tempo della mia organizzazione la devo dedicare a raccogliere gli indicatori, sto esagerando rispetto all'implementazione. Quindi deve esserci un equilibrio fra implementazione, misurazione e valutazione, altrimenti non è sostenibile, anche in termini economici. Perché poi bisogna pagare persone che seguono questa cosa, no? Oltre che di tempo. I tempi vanno rispettati. E così abbiamo il timely, che è la T di smart. E poi deve essere rilevante, pertinente, cioè rispondere veramente alla domanda di misurazione che mi sto ponendo. Ci sono tutta una serie di indicatori già disponibili e se vi aprite questo link, copiandolo e incollandolo nel vostro browser, li potete trovare. Magari non fatelo adesso, lo fate in un secondo momento. People in Need, la più grande ONG della Repubblica Ceca, ha sviluppato sette indicatori sia per ambito di sviluppo che di emergenza e sono distinti per area tematica. È molto interessante perché vi spiegano qual è il senso di questi indicatori? Quali sono le fonti bibliografiche, per esempio, non so, dell'OMS, piuttosto che di UNDP, piuttosto che di altre agenzie di studio, di ricerca, statistiche, governative non, vi spiegano anche come misurarli, quali strumenti sono i migliori. Quindi insomma, un prodotto fatto molto bene, aperto, nel senso che chiunque può contribuire per migliorarli, aggiungere e integrare questi indicatori. Quindi se avete dei dubbi su quali indicatori utilizzare e volete farvi ispirare, questo può essere una buona fonte. E naturalmente ci sono anche gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'Agenzia delle Nazioni Unite per la Statistica, UNSTAT, ha sviluppato un set di indicatori per tutti gli SDGs, qui ragioniamo ovviamente più a livello di impact, ma se andiamo a vedere poi i metadata, cioè come vengono descritti questi indicatori, perché ogni SDG, ognuno dei 17 ha dei target, degli obiettivi da raggiungere, in totale sono 230 se non sbaglio, vado un po' a memoria. E vi viene spiegato anche qui perché sono stati scelti, come vanno misurati, quali sono le fonti bibliografiche, la letteratura che ci sta dietro. Ed è molto interessante per sviluppare la nostra capacità di creare indicatori. Questo materiale naturalmente rimarrà a voi come tutto il materiale dei webinar, la format, e quindi avrete la possibilità anche con più calma di visitare questi siti. Allora, vi dicevo, misurare ciò che conta. Noi abbiamo bisogno di misurare ciò che conta. Ciò che conta è la possibilità reale di raggiungere i risultati che ci siamo posti in fase di progettazione. Quindi dobbiamo trovare indicatori che siano smart e che ci consentano quindi di dire veramente se quegli risultati a livello di output e di outcome li stiamo raggiungendo. Quindi dobbiamo esprimerli con indicatori misurabili. Nel senso che dicevo prima, non dobbiamo fermarci agli indicatori che sono gli unici facilmente reperibili, perché ci stiamo semplificando troppo la vita e quindi non stiamo veramente misurando i risultati in questo caso. Il rischio è enorme perché indicatori facilmente reperibili spesso non sono i migliori indicatori di risultato per noi e quindi rischiano di darci, se va bene, un'informazione molto parziale della nostra capacità di raggiungere i risultati, se va male, completamente falsata, il che significa che stiamo facendo danni con la nostra azione, senza rendercene conto. Quindi lo sforzo di trovare anche indicatori pochi, essenziali,
ma difficili da misurare, però quelli che davvero ci danno il polso della situazione bisogna farlo. Altrimenti ci sfugge totalmente, e io ne ho visti di progetti che rendicontavano successi incredibili, poi andavi a vedere sul campo e c'era una distanza spaventosa fra il report narrativo finale e i risultati effettivamente raggiunti. Qui rispondo alla domanda, a più domande che sono state fatte fino adesso. Vabbè, ma gli stakeholders, i portatori di interesse, che quando sono chiave tendenzialmente dovrebbero essere anche partner di progetto, che ruolo hanno nella definizione degli indicatori? Caspita, hanno un ruolo fondamentale, già in fase di definizione degli indicatori. Quindi, se già li coinvolgiamo in questa fase iniziale, potete immaginare quanto sia importante che poi questo coinvolgimento prosegua nelle fasi successive. Non è un caso che debbano essere coinvolti sin dall'inizio, in fase di formulazione del progetto e anche quindi dei risultati degli indicatori. Anche perché devono essere coinvolti, e di fatto lo sono, quando si implementano le azioni, nella raccolta dei dati legati agli indicatori. Se non li ho coinvolti da subito, gli calo dall'alto un sistema di monitoraggio e valutazione che dicono: vabbè, ma questo cos'è? Perché devo farlo? Cosa sono gli indicatori? Perché me lo stai chiedendo? Partiamo già malissimo. Perdo tempo, non tutti lo accetteranno, si sentiranno calato dall'alto un obbligo di monitoraggio e valutazione che relegheranno come ultima cosa che fanno quando gli rimane del tempo, se gliene rimane. Quindi è chiaro che dobbiamo lavorare di anticipo su questo, e quindi che la progettazione e la definizione degli indicatori deve essere anticipata il più possibile. Giustamente, come dice Filomena, il confronto interdisciplinare giova per evitare l'autoreferenzialità. Benissimo, benissimo. Quindi c'è un ruolo sicuramente della capofila nel coordinare, no? Nell'ente gestore, nel tenere le fila di questo lavoro, ma poi gli stakeholder principali, quelli chiave, quelli che poi saranno fondamentali per generare il cambiamento insieme a noi, vanno coinvolti fin da subito. E sicuramente ci sono degli indicatori anche in ambito della formazione e dell'istruzione, come chiede Mario Musacchio, e negli esempi che ti ho dato di indici, quelli di People in Need, l'Indikit, e anche degli SDGs, ne trovi. Qui viene un po' la conferma, se volete, l'applicazione del ruolo degli stakeholders nell'intero ciclo di progetto, cioè già nell'analisi di contesto. Capisco quali sono i principali stakeholders, decido chi parteciperà, sviluppo insieme a loro già una teoria del cambiamento, identifico con loro gli indicatori, sviluppo baseline, current value e target, li tiro dentro, cioè li faccio partecipare all'attività di implementazione, cioè questo lavoro di engagement naturalmente, li coinvolgo nel monitoraggio e nella valutazione e riprendo così il ciclo di progetto. Questo lavoro che richiede un po' più di questo coinvolgimento degli stakeholder ai diversi livelli, che richiede soprattutto all'inizio un investimento di tempo maggiore rispetto al fatto di faccio tutto io che sono l'ente gestore e vi calo dall'alto i risultati e questo è, non si discutono, in realtà poi vi ritorna moltiplicato nel tempo perché vi risparmia tutta una serie di fatiche e di scocciature dopo e soprattutto vi ridà un valore degli indicatori dei risultati che in altro modo non sarebbe nemmeno pensabile. Quindi è un investimento iniziale che vi ritorna moltiplicato in tutte le fasi successive del ciclo di progetto. Concretamente, poi sul campo io devo avere una persona che mi raccoglie i dati che ha determinate caratteristiche, e se io li ho coinvolti, gli stakeholder, già nella fase di definizione degli indicatori, degli strumenti di verifica, dei risultati, è chiaro che questa parte qua l'ho già curata bene, no? E quindi avrò delle fonti di verifica che sono facilmente raggiungibili anche fisicamente. In certi contesti di cooperazione internazionale non è semplice nemmeno raggiungere il luogo dove bisogna raccogliere i dati. La fonte ha degli strumenti di raccolta che sono stati definiti bene, sono condivisi, ci sono dei form, dei moduli, delle interviste già prestrutturate, dei fogli Excel che vengono compilati, ogni progetto ha i suoi, non potrei fare un elenco infinito, i fogli firma per gli output di partecipazione ai corsi, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché
deve essere rilevante, cioè deve dirmi veramente quello di cui ho bisogno, deve essere molto rigorosa, per cui i metodi di raccolta devono essere sicuri, certi e non raffazzonati, superficiali. Deve essere affidabile nel tempo, quindi devo avere delle fonti che non cambiano in continuazione, non posso affidare la fonte di raccolta dati, la responsabilità di raccolta dati a una persona che so che fra 2 o 3 mesi potrebbe non esserci più, tanto per capirci. Deve rispettare i tempi di progetto, se ho previsto un lavoro di monitoraggio mensile e di valutazione semestrale, questi tempi nella fornitura dei dati devono essere rispettati, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E l'accordo con chi raccoglie i dati, nelle modalità che ho appena descritto, deve essere chiaro e formalizzato. Ci deve essere un documento, una lettera di incarico, quindi dei termini di riferimento che formalizza il lavoro di chi deve raccogliere i dati. Non è una roba stretta di mano o a parole, fa parte del progetto e va formalizzato. Nero su bianco, conferma del rappresentante legale e del responsabile della raccolta dati. Se io devo misurare il colore o il sapore di una banana, non userò il metro. Questa sembra una banalità, ma molto spesso vedo strumenti di verifica che non sono adeguati all'indicatore e al risultato che devo misurare. Quindi se è il gusto che devo misurare, il metro non farà il caso mio. E dovrò fare per esempio dei questionari sul gusto. Dovrò intervistare a campione magari delle persone che mi dicono se è migliorato il sapore della banana grazie al nuovo sistema di coltivazione che ho messo in campo nel senso letterale del termine. Allora, veniamo un po' qui al discorso di prima. Il nuovo Logical Framework prevede la possibilità di introdurre dei risultati intermedi in tempi intermedi. Che cosa sono questi tempi intermedi? Sono i current value, cioè i valori che noi andiamo a misurare in momenti specifici dell'implementazione. Per cui se io ho un progetto triennale, avrò una baseline, cioè i dati degli indicatori a livello di impact, outcome e output numerici, quantitativi, in termini percentuale o numerica, comunque espressi in modo quantitativo, all'inizio del progetto, prima ancora di essere intervenuto, che sono derivati, se siamo stati bravi e coerenti, dall'analisi di contesto. Anche perché mi viene da dire, se io presento un progetto, lo faccio perché ho valutato che in quel contesto c'è un problema. E quindi ho la misura del problema. La mortalità legata a malattie sessualmente trasmissibili nell'area di Kisii, in una provincia del Kenya, è del 30%. E questa malattia colpisce soprattutto i ragazzi e le ragazze, questa mortalità colpisce soprattutto i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 25 anni. Faccio un esempio. Ho dei dati. Se no, perché scrivo il progetto se non ho dei problemi che voglio risolvere chiari? Quindi teoricamente io una baseline la devo avere. Altrimenti non potrò misurare il miglioramento nei mesi e negli anni, quindi i diversi current value, dove dovrò indicare la data, la reference date, in cui vado a rimisurare i dati che avevo già misurato in fase di baseline, e poi il valore finale a fine progetto, il target. Allora, su questo volevo chiedervi, che cosa pensate della baseline? Perché è un momento molto delicato. Pensate che sia una richiesta necessaria da parte del finanziatore? Pensate che sia soprattutto utile per chi elabora e implementa il progetto? Pensate che sia un'attività che dovrebbe finanziare sempre il finanziatore? Allora, vediamo un po'. Ovviamente non c'è una risposta giusta e sbagliata, Teoricamente si potrebbero selezionare più di una di queste risposte. Mi interessa sapere su quale per voi ricade la maggiore importanza, no? Qual è quella più rilevante? È un po' questa la domanda. Ok, vedo che la maggior parte si sta focalizzando sull'utilità in particolare per chi implementa. Con qualcuno meno che pensa che sia una richiesta necessaria da parte del finanziatore, ma
il grosso si sta concentrando lì. Personalmente avrei risposto anch'io, come la maggior parte di voi, cioè penso che sia, e un po' credo si sia capito dalla mia presentazione, se non è così, cambio mestiere. Che in effetti sia uno strumento fondamentale in primis per chi implementa e realizza i progetti. Naturalmente, io credo che anche il finanziatore debba chiederla a chi implementa, perché io devo sapere, per prima di darti i soldi, se tu hai una reale percezione, del problema che stai cercando di risolvere col tuo progetto, che vorresti risolvere col tuo progetto, ma credo anche che il finanziatore, proprio per questa importanza e conoscendo la difficoltà che molti enti organizzatori hanno, dovrebbe anche finanziarla questa baseline. Cosa che peraltro Europaid prevede, nel senso che anche considerando, possiamo anche chiudere il sondaggio, la maggior parte appunto si è. Europaid prevede effettivamente di finanziare la baseline, anche perché spesso cosa succede? Succede che chi presenta la baseline, insieme alla proposta completa del progetto, se ha superato la prima fase di selezione, presenta anche la fase finale, la full proposal, passa del tempo da quando ha presentato la baseline a quando si inizia a realizzare il progetto. In questo tempo, che a volte si avvicina anche all'anno, cambiano i dati di baseline. Cambiano i dati di baseline. L'Unione Europea prevede la possibilità di finanziare un aggiornamento della baseline, che a questo punto viene messo nella colonna Current Value, e quello diventa il nuovo punto zero di partenza del progetto. Quindi aggiorna la baseline, il primo Current Value è la data formale ufficiale di inizio del progetto. E sono d'accordo con Pasquale Minniti quando dice che non conoscere la baseline sarebbe come costruire un edificio senza conoscere la portanza del terreno su cui poggia. Sì, in un certo senso ci mancano i dati fondamentali su cui costruire tutto l'edificio del progetto se non abbiamo la baseline. Benissimo, benissimo. Il valore del current value è forte perché noi già, appunto, come vi dicevo, nel ciclo di vita del progetto possiamo raccogliere delle prime valutazioni che ci dovrebbero già informare sulle nostre scelte progettuali. Quindi per correggere le azioni in corsa, per migliorare lo stesso sistema di monitoraggio e valutazione, soprattutto i primi mesi di progetto, mi possono dire, caspita, questo indicatore mi sa che non funziona bene, devo migliorarlo, oppure questa fonte di verifica non è così attendibile come mi aspettavo, la devo cambiare, oppure questo strumento di valutazione non mi sta funzionando, il questionario non mi funziona, meglio un focus group e lo cambio. Quindi il current value è fondamentale non solo per valutare i primi risultati a livello di indicatore, ma anche a livello meta per valutare lo stesso sistema di monitoraggio e valutazione che ho messo in campo. Con l'obiettivo che entro i primi 6 mesi l'ho tarato bene sulle mie esigenze di progetto. Poi c'è anche un impatto sugli stakeholders. Posso accorgermi che ho lasciato fuori degli stakeholders importanti o che ne ho tirati dentro altri che invece di lavorare per lavorano contro. E allora devo fare delle scelte anche a livello di stakeholders. E il current value mi aiuta a farlo. Poi ci sono ovviamente delle ricadute sul fatto che tutti questi dati che io ho raccolto sono anche del materiale preziosissimo, opportunamente rielaborato, per fare attività di advocacy e di lobby, per fare comunicazione, per fare anche raccolta fondi. Perché ovviamente è un materiale di prima mano che mi viene dai luoghi in cui sto lavorando e che mi danno dei dati, anche se parziali, che mi posso già giocare valorizzandoli, appunto dare valore alla valutazione, in tanti ambiti diversi. Il target, l'ultima colonna del Logical Framework, è il risultato finale alla fine del progetto. Ha ovviamente le stesse finalità del current value, ma ancora di più mi viene da dire, perché se il progetto dura 3 anni, ho 3 anni di valutazione da mettere a frutto. E quindi posso anche utilizzarlo per arricchire il mio bilancio di missione e anche per ripianificare, questo sì, a questo punto ho dei dati sufficientemente consistenti per valutare di rivedere la mia strategia complessiva, la mia teoria del cambiamento. E quindi riprogrammare le attività per i prossimi anni. Siamo quasi in chiusura, ci mancano 10 minuti. Un esempio dalla baseline all'outcome finale potrebbe essere un progetto di water and sanitation,
dove all'inizio, a livello di baseline, abbiamo un meccanismo che non funziona, cioè le persone raccolgono l'acqua in un fiume contaminato e quindi il progetto ha previsto delle attività in cui si costruiscono dei pozzi che come dire, attingono dalla falda acqua pulita e le persone vengono formate per utilizzare questo nuovo strumento a livello di attività. A questo punto mi aspetto di avere degli output che sono che gli abitanti del villaggio hanno accesso a questi pozzi e sono consapevoli dei vantaggi di attingere l'acqua dai pozzi invece che dal fiume. Questo mi aspetto che produrrà un outcome intermedio, che è quello che le persone, questo è il vero cambiamento nel comportamento, smettono di andare al fiume e attingono l'acqua dai nuovi punti di accesso, no? Ai pozzi. E questo accesso cambia anche la loro percezione del vantaggio di attingere l'acqua dai pozzi invece che dal fiume inquinato. A livello di outcome finale o di impact, se preferite, mi aspetto che ci sarà una riduzione nella regione, nell'area delle malattie legate all'acqua contaminata, per esempio la diarrea o il tracoma, no? L'infezione agli occhi quando ci si tocca gli occhi con le mani sporche e non lavate. E mi aspetto che anche questo possa avere in positivo una maggiore partecipazione dei bambini più colpiti dalle malattie legate all'acqua sporca alle attività scolastiche, perché avranno le forze, le energie e saranno in salute per poterlo fare. Però potrebbero anche emergere degli impatti negativi, e cioè chi forniva l'acqua al villaggio a pagamento con dei camion, delle botti, no? Vedrà ridurre il proprio guadagno e quindi io dovrò tenere conto anche degli aspetti di outcome o di impatto negativo. Eh? E qui introduciamo anche un aspetto che il monitoraggio e la valutazione dovrebbe consentirci anche di intercettare per tempo, se siamo bravi già in parte a livello di progettazione, di scrittura del progetto, ma sicuramente in fase di implementazione e di valutazione, anche degli impatti negativi. Attenzione a esagerare con l'ossessione della misurazione, non tutto si può misurare, non tutto va misurato. In questa slide di Dilbert c'è una collega di Dilbert che dice: ecco qui la bozza dei miei obiettivi per il prossimo anno, ho cercato di renderli raggiungibili in modo molto concreto. Il direttore di questo ufficio li legge, c'è scritto: non importa quanto stupidi siano i miei colleghi, io non farò un buco nella schiena di nessuno di loro, né strapperò da loro un organo vitale per metterlo nella mia postazione e usarlo come avvertimento per gli altri. Questo è il suo obiettivo raggiungibile per l'anno proprio, per l'anno successivo. Giustamente il collega di Dilbert è quello con la cravatta storta, dice: spero che i suoi obiettivi saranno approvati, ovviamente, perché a nessuno piace vedersi strappato un organo vitale dalla schiena, credo. Ma se vedete, l'unica domanda che fa il capo alla collega è se questi obiettivi sono misurabili. Sì, sono misurabili, risponde lei, no? Non si preoccupa affatto di quale sia l'obiettivo, ma solo del fatto che siano misurabili. Ecco, attenzione all'ossessione della misurazione, non tutto deve essere misurato, non tutto si può misurare. Quindi, stiamo misurando davvero ciò che conta? Non raccogliamo tonnellate di dati inutilmente. È anche un tema di esperienza, lo vedo anch'io sul campo. A volte si fanno degli errori all'inizio, come in tutte le cose, si impara abbastanza rapidamente. Ripeto, i primi 6 mesi del progetto e della valutazione del monitoraggio sono fondamentali per tararsi e mettere a posto le cose, ma anche con gli anni si impara molto a usare bene i sistemi di monitoraggio e valutazione, gli indicatori, le fonti e gli strumenti di verifica. Come in tutte le cose, come quando si impara a guidare, si fa una fatica del diavolo, si guarda la frizione, il freno, il cambio, la strada, il volante, no? Sudatissimi. Adesso, no? Parlo per me, ormai ho un po' di annetti, si vede anche un po' di barba bianca. Guardo solo dove vado, perché tutte le altre operazioni le faccio in automatico, non collego nemmeno il cervello, no? La stessa cosa avviene con questi strumenti. All'inizio si fa un po' fatica, poi si prende la mano. Quindi individuiamo solo indicatori che servono davvero e non dimentichiamo il coinvolgimento degli stakeholders, perché cambia radicalmente l'efficacia e la qualità della nostra progettazione, del nostro monitoraggio, della nostra valutazione. Usiamo poi queste informazioni in tutti i modi possibili.
Cerchiamo di informare il management, chi prende le decisioni, diamogli per le mani questi strumenti che devono servire per migliorare l'azione e i risultati, altrimenti perché lo facciamo tutto questo lavoro e questa fatica? E poi valorizziamola, come l'abbiamo già detto, in tutte le attività di comunicazione, di raccolta fondi, di advocacy. E certamente facciamone tesoro alla fine del progetto, la valutazione che non rimanga in un cassetto, ma che diventi strumento da cui partire per nuovi programmi e nuovi progetti. Altrimenti tutta questa fatica, per cosa l'abbiamo fatta? Un punto di attenzione, siamo in fine. Mi rimangono solo due slide. Siamo perfettamente nei tempi, è ai fallimenti, agli errori, alle cose che non funzionano. Allora, valutare significa dare valore. Noi dobbiamo essere capaci di dare valore alle cose che non funzionano. E rapidamente, scopriamo subito, nei primi 6 mesi, cosa non funziona e cosa no. Poi è chiaro che i progetti sono spesso complessi e ci sono degli imprevisti che arrivano anche dopo 1 anno, dopo 2 anni. Se abbiamo un sistema di monitoraggio e valutazione valido, nei termini che ho cercato di spiegarvi oggi, abbiamo la possibilità di intercettare per tempo le criticità che ci sono, non possono mancare. Interveniamo in sistemi complessi, difficili, con risorse spesso limitate. Ma se non ho la possibilità di intercettare le criticità, i colli di bottiglia, gli stop and go, i problemi, il mio progetto andrà a scatafascio, o comunque raggiungerà molto meno i risultati che si può. Quello che fa forte un progetto non è la possibilità di non sbagliare mai, ma la capacità di intervenire subito appena c'è una difficoltà. Questo che fa il valore di un progetto. E mi viene da dire anche delle persone. Cioè, la qualità di una persona non sta nel fatto che la persona sia perfetta e che non sbaglia mai, ma nel modo in cui reagisce agli errori e ai fallimenti. È lì che si vede la qualità e il valore di una persona. E lo stesso si può dire dei progetti e delle organizzazioni. Gli errori e i fallimenti sono dei fantastici strumenti da valorizzare per migliorare continuamente, ma devo avere un sistema di monitoraggio e valutazione, una cultura mi viene anche da dire, prima ancora che delle risorse che poi dovrò investire per farlo. Però, come dire, è un valore sbagliare in un contesto dove l'obiettivo non è non sbagliare mai, ma migliorare continuamente. Altrimenti rischiamo di fare la fine di queste persone, di cui non vi leggo il fumetto, ma che vi lascio leggere da soli. E concluderei così ringraziandovi tutti e vista anche che siamo al 21 dicembre, consentitemi di fare a tutti gli auguri di buone feste di un 2018 che vi consentirà di migliorare continuamente, grazie all'attività che fate, voi e le persone per cui lavorate, per cui esistete e per cui siete a servizio anche, no? In quanto amministrazione pubblica.